Le difficoltà per la cashless society sono ovviamente non nuove, c'è in parte un ritardo culturale, almeno in alcune fasce di età, in alcune zone del paese, c'è l'abitudine a usare il contante, in qualche caso c'è una non rapidità nell'utilizzare il cashless, ci possono essere costi di transazione che ancora scoraggiano. Dobbiamo però constatare che negli ultimi anni progressivamente i passi avanti si stanno facendo e questi poi sono processi che partono magari con una certa lentezza, ma poi è possibile che ci siano accelerazioni anche piuttosto improvvise. Io quello che vedo è che le generazioni ultime, diciamo i millennial, hanno un'estrema dimestichezza con i pagamenti digitali, gli acquisti digitali. Noi siamo un pochino più resistenti, però il processo è in corso ed è collegato al processo generale di digitalizzazione del paese, produzione a banda larga, dall'hardware al software, alla cultura. La gente sta cambiando tutto.